Ciao, sono Marco Muserofitti. Oggi vorrei darti qualche piccolo consiglio sul tuo mal di schiena e spiegarti la differenza tra la lombalgia e la lombosciatagia. La lombalgia è un dolore riferito sulla parte bassa della tua schiena e talvolta anche sul gluteo. È un sintomo, non è una patologia di per sé ed è conseguente a vari tipi di problematiche. È la prima causa di assenza da lavoro ed è in costante aumento. La lombosciatagia è un dolore riferito non solo nella zona lombare, ma anche lungo l'arto inferiore. La sintomatologia seguirà il decorso di un nervo chiamato nervo sciatico. Oltre al dolore, possono essere presenti anche debolezza muscolare e parestesie come formicolii e bruciore. Le cause principali riguardano una compressione o una irritazione delle radici dei nervi che partono dalla zona lombare. Queste sono provocate da un'ernia del disco, da una degenerazione discale, da una stenosi lombare, ovvero un restringimento del canale, da una spondilolistesi, ovvero uno scivolamento di una vertebra su un'altra, o nei casi più rari da dei tumori spinali. C'è da sottolineare il fatto che una muscolatura molto contratta può provocare questo tipo di dolori. L'aspetto determinante è un'accurata valutazione biomeccanico-posturale per andare a capire la reale causa del tuo mal di schiena. Noi fisioterapisti possiamo andare ad agire su questo dolore con vari tipi di metodiche, della terapia manuale associata con degli esercizi da svolgere quotidianamente a casa, della terapia microgravitaria, per andare a riallinearti dal punto di vista posturale e andare a decomprimere la struttura vertebrale, e infine con delle energie fisiche evolute per andare ad agire sui tessuti infiammati oppure andare a detensionare la muscolatura. Il consiglio che vorrei darti oggi è: in caso di dolore acuto, mettiti in questa posizione. Poi fai tutti i giorni questi esercizi di stretching. Mi raccomando, cerca di camminare il più possibile con delle scarpe comode. Ciao!